almeno a 4 km di profondità, che non sappiamo prevedere in alcun modo, perché sappiamo moltissimo dei campi Flegrei e di Ischia, però sono processi non prevedibili. L'idea che noi abbiamo il controllo del pianeta, di quello che succede all'interno del pianeta, è totalmente sbagliato. Noi siamo in grado di registrare quello che succede, ma non di controllare. L'errore è che il sistema, di pensare che un sistema di monitoraggio ci consenta di controllare. Un tempo, tanti anni fa, quando c'era il sisma a Pozzuoli, io ricordo che qualcuno, qualche esperto, diceva: la situazione è sotto controllo, e così rassicurava tutti. Ma la situazione era sotto monitoraggio, era sotto osservazione, guardiamo, ma controllo è quando ho la chiave d'arresto e decido di spegnere. Ricordiamo il disastro del Golfo del Messico, per esempio, no? In cui il pozzo, diciamo, del Golfo del Messico non è stato, era la BP, la più grande società di perforazione al mondo, fin quando non si è esaurito il pozzo, l'intero Golfo del Messico è stato inquinato senza nessuna possibilità di intervento, con tutti gli sforzi di creare delle cappe, delle chiusure ermetiche, eccetera. Non è solo il pozzo, ma il pozzo è una perturbazione che si inserisce in un sistema che nel corso dei millenni ha raggiunto la sua stabilità. Cioè, noi anche quando rimuoviamo delle argille in realtà e le rimettiamo a posto, non ritornano così come erano. C'è un problema di consolidamento, cioè ci vogliono migliaia di anni perché un sistema riacquisisca il suo equilibrio dal punto di vista geologico. Andiamo in chiusura e diciamo sostanzialmente che non esiste alcun altro posto al mondo nel quale si vada a perforare con sistemi di reiniezione, che tra l'altro sono quelli notoriamente sperimentati come quelli che innescano più facilmente instabilità meccanica, in un'area densamente popolata si vanno a creare impianti geotermici nell'area popolata del sistema calderico durante una crisi, perché siamo in crisi, è stato dichiarato il livello giallo, quindi è un'anomalia assoluta. Ecco perché è necessario innanzitutto che siano informati, cioè uno potrebbe anche suicidarsi, no? Però deve essere una scelta, diciamo, informata, però deve essere informati soprattutto quelli che sono a rischio, in questo caso sono 3 milioni di persone. Grazie al professor Mastro Lorenzo. Allora, io vi dico un po' l'evolversi prima di chiamare qui Claudia Bellusi, avvocato attivista dei 5 Stelle, che unitamente al gruppo di lavoro nato intorno a questa vicenda si è incaricata di informare i sindaci proprio sulle problematiche, invitandoli anche a presenziare oggi. Ci dirà quindi l'evolversi, insomma, anche di questa cosa, e ci dà delle informazioni, insomma. Claudia, vieni, accogliamo Claudia Bellusi, per chi vuole. Sì, grazie Mara. Per chi vuole può prenotarsi anche per dopo fare domande, intervenire e quant'altro. Noi seguiremo un iter, dopo Claudia ci saranno poi i comitati, appunto, che hanno dato vita a questa iniziativa. Claudia Venosi. Grazie. Allora, io cercherò di sintetizzarvi brevemente quali sono gli elementi che secondo me è fondamentale che tutti i cittadini debbano conoscere in questo particolare momento. Noi come cittadini siamo venuti a conoscenza dell'esistenza di questo progetto per una causalità. Ci siamo resi conto che non c'era informazione e ci siamo immediatamente attivati per cercare di rendere coinvolte quante più persone in questo momento. La prima domanda che ci siamo fatti chiaramente è: le nostre amministrazioni che comprensione avevano di questo problema? Abbiamo quindi preparato una lettera nella quale abbiamo esposto alcune criticità e abbiamo chiesto loro di prendere posizione, di comunicarci quali erano le iniziative che i nostri comuni, Flegrei, il comune di Napoli, stavano intraprendendo rispetto a questo progetto. Allora, vi sintetizzo brevemente, una difficoltà al microfono, cercherò di mantenerlo più vicino. Vi sintetizzo brevemente, il professore è stato eloquente e chiarissimo, vi sintetizzo alcuni elementi che riguardano questo progetto. Allora, un progetto pilota, cosa significa progetto pilota? È una sperimentazione. Tutti noi sappiamo di vivere nel vulcano più pericoloso dei campi al mondo, possiamo dire, uno dei più pericolosi per la imprevedibilità di quello che potrebbe accadere. Non sappiamo dove si potrebbe aprire la caldera nel momento in cui si verificherà un'eruzione. Quindi chiaramente i tempi di preallarme rispetto ad esempio all'area vesuviana saranno sicuramente più brevi.
Ora nei campi Flegrei sono state effettuate tantissime perforazioni fin dagli anni 70, ma anche prima probabilmente. Sappiamo però per certo che mai è stato fatto una perforazione con reiniezione dei fluidi. Io ci tengo a precisarvi questo perché progetto pilota significa esattamente questo, cioè avviare una sperimentazione di una centrale elettrica a geotermia. Quindi badiamo bene, facciamo attenzione, non stiamo parlando di geotermia a bassa entalpia, quella preziosa che noi abbiamo già oggi. Io vi ricordo che noi abbiamo una piscina comunale a Luprino alimentata e riscaldata a geotermia, abbiamo delle case che da tempo immemore sul costone di Baia sfruttano in totale autonomia con un semplice tubo e una pompa la geotermia bassa entalpia, quindi con un tubo che arriva massimo a 20 metri, 30 metri di profondità, riscaldano le case, fanno l'acqua calda. Questo per dirvi la potenzialità dei campi Flegrei. E allo stesso modo però dobbiamo avere ben chiaro che cosa significa perforare a 950 metri nel suolo, prelevare dei fluidi e poi reimmetterli nel suolo, nel sottosuolo. Pensate che, il professore mi corregga se sbaglio, l'inizio dei fenomeni sismici naturali avviene a un chilometro, se non erro, anche meno. Quindi ci conferma ancora di più la pericolosità di questo fenomeno che si cerca di avviare. Guardate bene, perché? Io mi sono posta questa domanda, perché si sta cercando di avviare questo tipo di progetto? È chiaro che una centrale geotermica di queste dimensioni percepirà degli incentivi, è ovvio, perché il governo ha posto degli incentivi sul geotermico, ma benissimo, ma chiaramente non sono gli incentivi ai cittadini che volessero a bassissima entalpia utilizzare la geotermia, ma sono per le grandi centrali. Vi sottolineo un altro problema fondamentale, la competenza su questi progetti, grazie alle norme recenti, incluso il decreto Sblocca Italia, su cui noi abbiamo fatto battaglia come Movimento 5 Stelle dal primo momento percependone la gravità, questi progetti non sono più di competenza della regione, ma sono di competenza del MISE, del Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi la regione e i comuni sono lontani, quelli che poi sono i più vicini, cioè i territori interessati sui quali si realizza il progetto, non sono coinvolti nel progetto se non in fase di ascolto, come tutti noi cittadini. Anzi, io vi ricordo il termine per le osservazioni a questo progetto scadrà il 3 luglio. È un momento fondamentale perché il Ministero dello Sviluppo Economico, come diciamo era giusto che fosse, probabilmente dal loro punto di vista, ha dato l'autorizzazione al progetto imprenditoriale che avvierà questa centrale. Oggi, entro il 3 luglio, abbiamo la possibilità davanti al Ministero dell'Ambiente, quindi quello che si dovrà occupare degli aspetti più inerenti alla pericolosità e gli impatti di questo progetto, di bloccare questo progetto sollevando delle osservazioni. Noi abbiamo creato un coordinamento con tante associazioni e gruppi con cui ci siamo incontrati, preoccupati di quali potessero essere i risvolti di questa azione, e stiamo avviando un documento che tenterà insieme tutto il materiale scientifico che i professori hanno già prodotto, nonché alcuni aspetti più amministrativi e tecnici che abbiamo rilevato, ed abbiamo preparato un documento, quindi tutti i cittadini che vorranno potranno sottoscriverlo. Ma altrettanto io invito tutti voi, anche in un semplice punto, a presentare osservazioni. Lì al tavolino avrete l'indirizzo, si possono mandare sia a mezzo PEC sia con lettera raccomandata semplicissima. Tutte le osservazioni dovranno avere risposta. Quindi vi faccio un esempio, i progetti pilota sono 10 in tutto. In Toscana, dove già sapete il Monte Amiata c'è stato già uno sfruttamento della geotermia grandissimo con enormi danni di cui dopo una cittadina informata vi parlerà, hanno inviato 600 osservazioni verso il progetto, proprio rilevandone alcuni aspetti gravemente impattanti. Quindi io il primo monito che vi faccio è questo. La cosa che vi vorrei sottolineare, poi magari concludo per dare spazio a tutti perché è fondamentale che si apra anche un dibattito successivamente per chi vorrà, vi voglio dire che il principio di precauzione è un principio sancito a livello europeo, che noi dobbiamo in questo momento, di cui dobbiamo richiedere l'applicazione.
I presupposti di questo principio sono, ve li voglio leggere così è più chiaro. Allora, i presupposti di questo principio sono l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi. Sappiamo che nel 2014 è stata riperimetrata la zona rossa e numerosi comuni che non ne facevano parte, quindi Quarto, Marano, sono stati inclusi nella zona, come vi spiegava il professore, che deve essere interamente evacuata in caso di emergenza. Sfido chiunque di noi, e me lo chiedo io per prima, se venisse dato un allarme, se voi sapete dove dovete andare, come dovete fare, quale strada prendere, quale macchina, nessuno di noi possiede questa informazione al momento. Quindi il secondo elemento richiesto per l'applicazione del principio di precauzione è la valutazione dei dati scientifici disponibili. Vi informo che lo studio di impatto ambientale che correla questo progetto ferma la sua analisi al 2012-2013, ma i dati principali sono anche più risalenti nel tempo, cioè dal 2005 al 2010, e vi informo che io l'ho scoperto ora, dal 2005 i campi pregrei sono in fase di sollevamento, il suolo si sta alzando pericolosamente, tant'è vero che il livello base che noi avevamo come pericolosità si è innalzato, quindi oggi abbiamo un livello di attenzione. Significa che si stanno verificando pericolosi interventi di mutamento e deformazione del suolo. L'ultimo dato, e chiudo, è l'incertezza scientifica. Allora, io vi leggo un passo, e con questo chiudo, della società consortile AMRA che ha gestito lo studio di impatto ambientale. È estremamente improbabile che possano localizzarsi faglie sismogenetiche che coinvolgano l'interno volume. Tuttavia, nell'ipotesi in cui ciò possa verificarsi, la probabilità del fenomeno sarà monitorata. Quindi avremo una efficiente rete di monitoraggio. Mi chiedo se questo potrà essere sufficiente a escludere dei rischi. Difficilmente possono dar luogo a terremoti significativi. È chiaro dunque che l'incertezza dei dati ci impone di cautelare la sicurezza pubblica. Per questo abbiamo chiamato i sindaci a intervenire in questo momento. Io voglio chiudo e ringrazio prima cosa il sindaco di Quarto neoeletta che stamattina, nonostante tutte immaginate appena eletta che problemi organizzativi avrà, stamattina è qui, Rosa Capozzo. Ringrazio l'amministrazione comunale di Pozzuoli, di cui ho visto la presenza di diversi assessori, l'assessore all'urbanistica, e quindi chiedo, ecco qui, con questo concludo, come i comuni flegrei intendono porsi rispetto a questo progetto? Che posizione prenderanno, se presenteranno osservazioni e manifesteranno la loro contrarietà o la loro adesione? Grazie. Grazie a Claudia, e quindi io inviterei a questo punto appunto i rappresentanti, quelli presenti delle istituzioni, invito il sindaco di Quarto, quindi visto che è qui, Rosa Capozzo, si accomodi, anzi, lascio il cibo. Allora, noi abbiamo già ascoltato e letto di geotermia, ovviamente ripeto, non voglio ripetermi ulteriormente su quello che è stato detto tecnicamente, visto considerato che io non sono tecnico, non sono geologo, sono un avvocato, e mi sembra ovviamente chiaro che seguire una linea così pericolosa in un comune come quello di Pozzuoli, come quello di Quarto, tutta l'area flegrea che verrà interessata da queste trivellazioni è pericolosissima. Noi ci poniamo con una richiesta allo Stato di apertura del tavolo tecnico che loro stanno gestendo, un'apertura che deve essere trasparente nei nostri confronti, la consultazione di tutti i documenti, perché noi non abbiamo potuto consultare niente, vero? Quindi la consultazione di tutti i documenti che sono stati prodotti, un tavolo tecnico forte anche delle nostre opinioni e una relazione che tutti i comuni dovranno fare sulla questione e portare al Ministero, perché la relazione che i comuni saranno in grado di eccepire nei confronti del Ministero potrebbe far loro vedere il nostro punto di vista. Inoltre quello che ci chiediamo è un piano di evacuazione. Il comune di Quarto non ha un piano di evacuazione, ha dei piani di emergenza, i piani di emergenza sono quelli del 2012, non sono stati ancora aggiornati alle direttive del governo 2013, quindi siamo in forte ritardo,
il piano di evacuazione lo Stato l'ha avvocato a sé, perché è un piano di evacuazione che riguarda tutta l'area flegrea, quindi dovrà coinvolgere 300.000 persone. Non è sicuramente in grado il comune di Quarto di farlo, ovviamente non è in grado neanche il comune di Pozzuoli, quindi è stato avvocato allo Stato. Lo Stato però ad oggi, nonostante l'inizio delle trivellazioni imminente, non ha fatto un piano di evacuazione. Quindi la questione gravissima è che si inizia a trivellare ma non si fa un piano di evacuazione. Quindi la problematica della zona rossa non viene completamente seguita a livello statale. Siamo nelle mani di persone che in questo momento ci lasciano senza un piano di evacuazione e iniziano un percorso di simulazione geotermico che può rendere instabile tutta l'area flegrea. Grazie, questo volevo dirvi. La nostra posizione credo che sia chiara. Siamo contro le trivellazioni geotermiche e siamo contro soprattutto la non trasparenza. In questo momento si vede in questo tavolo tecnico, in questo conflitto di interessi che c'è tra coloro che fanno gli studi e coloro che trivellano. Grazie a tutti. Grazie al sindaco Rosa Capozzo. Allora, c'è l'assessore all'urbanistica del comune di Pozzuoli, così magari ci dirà un po' anche la posizione, spero, del comune, del sindaco. L'assessore all'urbanistica Roberto Gerundo, eccolo qua. Dunque, io sono professore di tecnica urbanistica, quindi sono collaterale a queste problematiche dal punto di vista scientifico, però mi seguo perché facendo anche in questo territorio, occupandomi di governo, della pianificazione urbanistica, dell'assetto urbanistico, evidentemente abbiamo, come dire, uno stretto interesse a comprendere questa vicenda. Questa vicenda, è stato spiegato, riguarda un'azienda, la Geoelectric, che è stata affidataria di progetti pilota, ce ne sono 9 in tutta Italia in questa partita, ce ne sono, se non ricordo male, 4 in Toscana, 1 a Ischia, 1 a Bacoli, 1 a Pozzuoli e 2 in Umbria. Non so se vado a memoria, se questa è la distribuzione reale. Noi ce l'abbiamo qua alla Solfatà, io abito proprio là vicino, abito quasi sotto. Allora, è arrivata questa documentazione, come si è detto è una competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, che con lo Sblocca Italia ha accelerato questa procedura. Alla radio c'era il neopresidente della Giunta regionale della Puglia, Emiliano, che commentava le concessioni date per l'estrazione del petrolio nell'Adriatico, ponendo questioni di carattere ambientale. Ora noi siamo qui in una partita, è stato riferito prima, importante, perché in qualche modo si è spostato l'attenzione, diciamo, dai carburanti fossili, si è spostata, come dire, sulle rinnovabili. Questo è un quadro che riallinea, diciamo, un'indicazione, quindi dobbiamo gestire un processo che però deve essere poi collocato nell'ambito delle specifiche situazioni. Noi entro il 3 di luglio, che è il termine dato dal Ministero per proporre osservazioni, ci esprimeremo come comune di Pozzuoli attraverso una serie di questioni che non possono che portare a un ulteriore approfondimento, ulteriori precisazioni, ulteriori momenti di conoscenza specifica. Questi momenti dovranno essere attenzionati nella fase successiva, perché adesso, dopo questo limite del 3 luglio, si attiva la valutazione di impatto ambientale, quindi è quella la sede in cui il Ministero comincia a valutare, e ci vorranno 7-8 mesi per realizzare, come dire, la valutazione di impatto ambientale, in cui il Ministero dovrà esaminare poi nel dettaglio il complesso di questi studi. Quindi non è che dopo il 3 luglio si mettono a perforare, dopo il 3 luglio comincia
la procedura di valutazione di impatto ambientale. Su questa procedura, noi, che non è aperta, diciamo, che non è aperta ai soggetti competenti in materia ambientale, né tantomeno ai comuni, e quindi una delle nostre osservazioni sarà che in quella sede siano presenti gli enti locali per poter seguire da vicino l'evolversi degli approfondimenti che saranno effettuati. Quindi questo è il primo impegno che ha il Comune di Pozzuoli, essere presente nella successiva valutazione di impatto ambientale, nella procedura di valutazione ambientale, di impatto, che dovrà esaminare lo studio, sia lo studio di impatto ambientale che prima veniva citato, e sulla quale noi avremo la possibilità anche di avere poter fare approfondimenti specifici. Poi però noi solleveremo un'altra questione, prima parliamo delle questioni procedurali e poi delle questioni di sostanza. Porremo un altro problema che è di competenza però dei comuni, perché di questo non se ne sono accorti. È la procedura di valutazione ambientale strategica, per una legge regionale, un regolamento regionale di competenza dei comuni. Siccome la questione ambientale, che è una questione di carattere geologico, ma anche di carattere territoriale urbanistico, deve essere attenzionata in un punto che riguarda anche la realizzazione del manufatto. Il manufatto è una specie di ecomostro, perché è una cosa di 50 metri per 40 per 22. È una massa, una specie di disco volante alla Spielberg che atterrerà su questo, in quel posto. È un posto, diciamo, che non ha una valenza particolare, perché è alle spalle di un capannone che è capannone della Volvo. Capannone dove c'era la Volvo un tempo, i Puteolani ricorderanno, e alle spalle c'è un suolo dove dovrebbe atterrare questo manufatto. Quindi c'è un problema, e lo dico qua solo strumentalmente, non voglio essere fondamentalista come qualcuno mi accusa dal punto di vista urbanistico per il paesaggio e quant'altro, perché là il paesaggio è stato ampiamente distrutto negli anni 70-80 da quegli impianti industriali e poi dall'ex base NATO. Però certo, c'è una questione che noi possiamo prendere anche in via del tutto, anche strumentale, se volete, in questa fase di debolezza degli enti locali che partecipano, dovrebbero partecipare alla procedura di valutazione di impatto ambientale, per la quale noi porremo la questione paesaggistica, perché quella è una zona in cui non è possibile la realizzazione di nuovi volumi, vuole anche un accordo di programma che vede partecipe il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali. Voglio dire, la questione si complessifica. Però, ecco, questo è, come dire, una specie di gioco che mettiamo in campo per capire meglio, perché in effetti noi vogliamo capire meglio. Da quello che si legge il sito del Ministero, essendo un'opera di pubblica utilità, pare che tutte queste giuste osservazioni, essendo di pubblica utilità, non se ne debba poi tener conto, né dei vincoli, perché lo so benissimo, abitanti a via Pisciarelli, neanche un chiodo puoi mettere, però come si affronterà quindi questa cosa? Ecco perché le chiedo, ma la contestazione proprio da subito del comune ci sta o no? La contestazione, io sto dicendo quello che scriveremo nella relazione che passerà per le competenti commissioni ambiente, attività produttive e urbanistica all'inizio della settimana, è che con grande sforzo produrremo entro la data del 3. Questi sono i punti della questione. Quindi c'è una questione di carattere paesaggistico che dovremo esaminare, che ci consentirà di essere presenti in una procedura che sostanzialmente, ripeto, per una serie di questioni di carattere urbanistico e di competenza comunale. Dice il collega, e quelle sono le opere militari, sono le uniche che in regime di emergenza superano sia la competenza urbanistica degli enti locali, sia la competenza del Ministero dei Beni Culturali, che generalmente non è superata neanche per le opere di difesa. No, però il Blocco Italia fa un'altra questione, ma non interviene su queste questioni urbanistiche. È di carattere paesaggistico, anzi le questioni paesaggistiche a volte noi diciamo purtroppo, questo vogliamo realizzare noi,
sono insuperabili per la nostra Costituzione. Quindi c'è una questione di questo tipo che noi porremo sul tavolo della discussione. Poi naturalmente